Questa è una cosa che succede sistematicamente, praticamente ad ogni evento Amazon di offerte. Infatti era un po' che vi volevo dire questa cosa, ovvero che non è che, ragazzi, se un prodotto va in offerta, va in sconto, anche se il calo di prezzo magari è pure consistente, allora automaticamente diventa un buon prodotto da acquistare. Può esserci benissimo qualcos'altro che a prezzo standard risulta comunque più conveniente, quindi non vi fate fregare, prendere intanto dalla fretta e fregare soprattutto dalla targhetta offerta Prime, offerta Black Friday, quello che è, visto che poi tra poco ci sarà pure il Black Friday. E purtroppo quello dell'hardware PC è un mondo comunque complesso e lo sta diventando sempre di più. Guardate ad esempio tutte le volte che ne so, metto a confronto la 7800 XT, faccio per dire, con la 4070 Super, quante cavolo di cose, di discorsi devo mettere in mezzo. E questo discorso è valido un po' a 360 gradi ormai in questo settore. Quindi per fare gli acquisti migliori, diciamo, per le vostre esigenze, non c'è niente da fare, dovete essere ben informati e dovete seguire anche il nostro canale Telegram delle offerte. Non lo fate? Male, male, male. Dai, c'è il link qui sotto in descrizione, quindi vedi di rimediare subito. Ne parliamo al volo di questa questione qui, passando per qualche esempio, e contestualmente ne approfittiamo ovviamente per vedere cosa è rimasto di interessante da acquistare. Qualcosa c'è, quindi seguite tutto il video se naturalmente non avete già sperperato tutti i vostri fondi in questa festa un po' deludente delle offerte Prime, che vi ricordo terminerà questa sera. Allora, intanto, per chi se lo fosse perso, l'altro giorno vi ho fatto vedere concretamente cosa si può fare nella fascia, diciamo, 1000-1200 euro. Vi ho portato un po' di test aggiornati con la RX 7800 XT, la 7700 XT e la 4070 Super, e come promesso sono andato ad inserire le configurazioni in descrizione sfruttando le offerte disponibili. Non ci sono dei super sconti assolutamente, però qualcosina che ci consente di limare la spesa complessiva c'è. Quindi, fanciulli, se eravate alla ricerca di un PC per giocare bene in 1440p, ma cercando di ottimizzare la spesa al meglio senza spendere soldi inutili qua e là, andate a recuperare quel contenuto. E a proposito di configurazioni PC, come faccio sempre del resto, ne ho caricate alcune di fasce di prezzo differenti sulla vetrina nella nostra pagina Amazon. Anche questa la trovate qui sotto in descrizione, quindi se vi va buttateci un occhio. Magari eravate orientati su qualcosa di fascia più alta o con un budget inferiore, potete prendere spunto da lì. C'è la configurazione da 700 euro per giocare in Full HD fino a quella da 2000 per godersi il gaming in 4K. E poi su Telegram abbiamo postato anche dei PC preassemblati, quindi delle build che potete comprare su Amazon fatte e finite, interessanti, a buoni prezzi, quindi se vi va andate a guardare, magari ve le riporto pure queste qui sotto. Allora, Corsair 4000 di Airflow è un case che io ho amato e tuttora lo reputo valido, soprattutto se sai cosa stai acquistando. Ha una buonissima qualità costruttiva, un ottimo airflow ed è predisposto per una buona gestione dei cavi. È andato in offerta anche ad un prezzo tutto sommato buono, 80 euro, che ci sta, però a mio parere lo vedo spinto un po' troppo in questi eventi ultimamente, perché ve lo dicevo nel video dell'altro ieri, ad esempio sono tornati in stock i Fantex Serie XT, i Pro Ultra sono, il Pro Ultra è terminato e di questo mi rende felice, perché vuol dire che li avete acquistati, ma ci sono sempre i View che costano più o meno la stessa cifra e sono dei case più moderni, con caratteristiche insomma superiori e anche con una dotazione di serie migliore. Per dire, visto che si parla sempre di build aggiornabili, no? Andate su M5 perché poi potete fare l'upgrade. Ecco, magari domani hai l'esigenza o la voglia di andarci a piazzare un dissipatore a liquido con radiatore da 360 mm nella tua bella build, ecco, col Corsair 4000 di Airflow lo puoi fare, lo puoi montare quello all in one solo davanti, che non è il massimo, mentre in uno di questi Fantex lo piazzi in alto tranquillamente, via, anche se stiamo parlando
e degli Arctic, che ad esempio hanno i radiatori più spessi rispetto allo standard. Quindi non è un cattivo case, assolutamente non sto dicendo questo, ma non è nemmeno l'affare della vita come forse alcuni di voi ancora pensano. E un XT Pro Ultra preso a 75 euro lo reputo un acquisto migliore, ma anche l'XT View, francamente. Poi lì il design è diverso, è questione di gusti, però insomma avete capito cosa voglio dire. Validissimo invece a mio avviso l'NZXT HS Flow a 99 euro, che è andato in offerta, come succede ormai da un po' di eventi a questa parte, ed è ancora disponibile nel momento in cui registro il video, solo che qui siamo al minimo storico assoluto, perché non era mai sceso a questa cifra, e a mio avviso vale ogni singolo centesimo di questi 99 euro. Ne ho già parlato in altre occasioni, l'ho utilizzato anche in una build, è davvero bellino, con una qualità costruttiva buonissima, e quindi se vi piace a livello estetico il design, fate bene ad acquistarlo. Trovo molto interessante anche l'H7 Flow a 119 euro. Si tratta dell'ultimo modello rilasciato quest'anno, purtroppo ancora non sono riuscito a portarlo sul canale, ma ci sarà occasione più avanti, perché è un bel case pure questo. Spazioso, per chi ama quei design belli belli, abbondanti, è un full tower in pratica. Insomma, se volevate qualcosa di compatto, lasciate perdere. E è particolare per il fatto di avere l'alloggiamento per l'alimentatore diverso dal solito. Infatti quest'ultimo viene montato, diciamo, in verticale, in modo da lasciare libero spazio sotto la scheda video e quindi avere una buonissima ammissione d'aria anche dal basso. Se ci montate delle ventole, è chiaro, perché di serie ha solo le tre frontali. Una cosa che mi ha fatto smattire è stato l'assalto alla X670P, la Prime di Asus. Nulla contro le Asus, ci mancherebbe, consigliamo tantissime schede madri Asus, anzi l'ho ribadito ancora una volta in questi giorni, la TAF, le varie TAF B650, la Plus, la E sono dei best buy, ci mancherebbe, però qui parliamo di una X670 che è andata in offerta a 220 euro e è terminata, quindi evidentemente l'avete acquistata in parecchi. 220 euro, boh, non ha nemmeno l'Io Shield integrato, non è una board che dici è figa, non lo so, l'ho comprata perché mi ha colpito l'estetica particolarmente, non lo so, ma poi più che altro la gente che segue canali come il nostro, ma come quello anche di tanti altri colleghi, siete prettamente, parliamoci chiaro, videogiocatori. Non vedo perché dovreste andare a spendere 50-60 euro in più su una board del genere, che poi non sfruttate, ve lo dico io, ecco, rispetto ad una B650 che costa appunto meno. Ma poi a quel punto, con 20 euro in più, ti potevi prendere una X870 che ti dà il PCI Express 5.0 lato grafica, il Wi-Fi 7 e le USB 4.0, se proprio hai deciso che vuoi prendere una scheda madre di fascia un po' più alta rispetto alle solite B650. Tant'è vero che noi sul canale Telegram abbiamo postato quella, non la X670P. Ecco, per quanto riguarda le schede madri di fascia un po' più alta, prossimamente vi porto un nuovo contenuto aggiornato sulle migliori AM5 da acquistare e vi parlerò nel dettaglio di X870, però vi dico già di prenderle in considerazione, perché alcuni modelli non male, come ad esempio la Pro RS, si possono già reperire a cifre non assurde, inferiori ai 240 euro. Così come si trovano a poco più di 200 euro delle ottime, anche bellissime B650 Extreme, che restano ancora valide. Ribadisco, se avete deciso che una B650 base non vi basta e vorreste qualcosa di superiore. Ho visto consigliate anche le Lexar Ares RGB da 7200 megatransfer al secondo, parliamo di un kit di RAM di DDR5 ovviamente da 32 GB in offerta a 141 euro. Boh, pure qui magari vi piacciono particolarmente a livello estetico, non lo so, ma guardate che 141 euro ormai non è pochissimo per un kit del genere. Ci sono le Patriot Viper Venom non in offerta che costano
20 euro o meno, e anche 30 se non le volete RGB, sempre da 7200, ok? A proposito, queste Patriot sono ad oggi un'ottima opzione. Le 6000 ce le 30 costano 100 euro spaccati, anzi 99,99, montano chip SK Hynix e vanno benissimo per le build AM5 che vi proponiamo sempre. Altrimenti sono andate in leggero sconto le Corsair Vengeance, sempre 6000 ce le 30, che hanno un design un po' più elegante indubbiamente, ma dal punto di vista funzionale vi ricordo che sono la stessa cosa. Di monitor vi ha parlato già ieri sera Giacomo e molte di quelle offerte sono ancora disponibili, quindi se stavate cercando un monitor andate a recuperare quel video. Tra l'altro chiedo venia, l'ho buttato così nella mischia senza presentarlo, comunque sì, Giacomo, detto Paro, siamo amici da anni, è molto preparato anche l'attrezzatura per testarli, insomma, sull'argomento monitor, e se tutto va bene insieme a lui inizieremo a trattare come si deve anche i monitor su questo canale. E ce n'è uno in particolare che non è riuscito ad includere nel video perché ce ne siamo accorti solo poi, ovvero questo KTC 4K 27 pollici IPS 160Hz che è andato in offerta a 367 euro e grazie ad un ulteriore codice sconto che vi lascio in descrizione il prezzo scende a 346. Il compromesso migliore, e lo abbiamo detto tante altre volte, rimane senza dubbio il Quad HD 27 pollici. Però se eravate fissati con il 4K, 350 euro per un monitor del genere è veramente poco, eh? Cioè, è poco. Se eravate orientati su una cosa di questo tipo, fateci assolutamente un pensierino, cioè anzi approfittatene. Pure perché la cosa bella è che questo monitor ce l'abbiamo in casa, l'abbiamo testato, non siamo ancora riusciti a pubblicare il video, ma arriverà un contenuto dedicato su questo monitor e vi diciamo che va bene, si comporta benissimo, quindi ripeto, è questa un'ottima occasione. Comunque vi lascio in descrizione un po' di prodotti a buoni prezzi, quelli che ho citato e anche dell'altro. È tornata pure la campagna di MSI Shoutout che vi permette, se rilasciate una recensione del prodotto su Amazon, di ottenere 20 dollari di credito Steam. E a quel punto diventa molto interessante acquistare ad esempio una MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi o gli alimentatori A750GL o 650GL che fanno parte di questa promo, perché ovviamente riguarda solo alcuni componenti. Chiudo dicendo che è stato un evento indubbiamente deludente, assolutamente mi aspettavo qualcosa in più, più di qualcosa, anche se poi il problema più che altro siamo noi qui in Italia, perché se andiamo a vedere quello che è uscito negli altri Amazon europei, in particolare in Spagna e in Germania, beh, un po' di robetta interessante lì è saltata fuori, più di una 7800 XT ad un buon prezzo. Mi viene in mente la 4070 Ti Super a 744 euro da Amazon Germania, più diverse altre cosucce buone. È chiaro, anche noi potevamo approfittare di quelle offerte, ve lo dico sempre, non vi precludete l'opportunità di acquistare dagli Amazon europei, però mi sarebbe piaciuto vederle allo stesso modo pure qui, insomma. E ecco, se avessimo avuto pure noi quelle offerte staremmo parlando già di tutt'altro evento. Vabbè, è andata così, fatemi sapere cosa avete acquistato o cosa vorreste acquistare, se avete domande, curiosità, commentate, altrimenti c'è il gruppo Telegram, sfruttate pure quello. E niente, come dico alla fine di ogni video, se vi va ci vediamo al prossimo.